Le foreste di mangrovia sono da sempre le zone preferite dai pericolosi coccodrilli marini che vivono nelle lagune situate in prossimità del mare. Questi animali possono raggiungere la lunghezza di 6 metri e ancora oggi, in alcuni territori dell'Asia sud-orientale, diffondono paura e terrore. I bufali domestici sono soliti pascolare in questi territori lagunari. Fintanto che viene mantenuta una distanza di sicurezza dai coccodrilli, non c'è alcun pericolo. Qualche volta i coccodrilli attaccano anche gli animali che si avvicinano troppo alla riva, ma le vittime sono sempre piccoli mammiferi. I coccodrilli danno l'impressione di essere molto pigri, ma l'apparenza inganna. Quando i bufali sono nell'acqua, non vengono mai aggrediti. I più minacciati sono quelli che restano intrappolati nella palude. Essi diventano inevitabilmente vittime dei coccodrilli se non vengono salvati dai loro guardiani. Questo bufalo, invece, non ha avuto alcun aiuto. Nella stessa laguna, i pescatori di questa regione stanno spesso ore in acqua lanciando le loro reti. Accanto, i coccodrilli sono in agguato. Anche se già qualcuno di essi vi ha perso la vita, questi uomini compiono il loro lavoro con una calma straordinaria. Purtroppo nessuno riesce a comprendere quale sia il motivo per cui i coccodrilli aggrediscano improvvisamente. Comunque, malgrado la pericolosità della loro situazione, i pescatori non abbandonano mai il loro lavoro. Sul petto di questo pescatore sono tatuate le parole Marana e Sapei, che significano «nella morte è la beatitudine». Probabilmente è soltanto questo atteggiamento fatalistico che consente ai pescatori delle lagune dello Sri Lanka di continuare a pescare in quei luoghi. Questi due cani, noti in tutta la zona, al contrario, non hanno alcun timore. Per loro, coccodrillo è addirittura una parola di incitamento. Ovunque vi sia uno di questi bestioni steso a prendere il sole, non molto lontano, ci sono anche Moti e Pissu. È una caccia del tutto insolita per degli animali che hanno il terrore dei coccodrilli. Questi cani sono quindi di grande aiuto ai pescatori della zona. Essi vigilano costantemente che nessun coccodrillo si avvicini ai loro padroni. Nel lago di Viravila ci sono ancora coccodrilli mangiatori di uomini. Per questo motivo sono state innalzate palizzate di protezione nei punti in cui la gente fa il bagno o il bucato. Purtroppo non sempre queste riescono ad evitare gli attacchi dei coccodrilli. La signora Kumarasena fu
fu vittima di un coccodrillo in una vicina laguna. Il 21 aprile 1982 stava lavandosi i piedi dopo aver portato al pascolo il bestiame insieme alla figlia. Un coccodrillo lungo circa 4 metri, che era lì vicino, attaccò improvvisamente la donna, azzannandola alla coscia. La figlia corse subito in aiuto. Senza spaventarsi, riuscì a liberare la madre aprendo le mandibole del mostro. Un fatto incredibile. Quando abbiamo chiesto alla signora Kumarasena il suo parere circa i coccodrilli che vivono nella zona, ci ha detto che desiderava che tutti, senza eccezioni, fossero uccisi. Temeva infatti che prima o poi i suoi figli o i suoi nipoti cadessero vittime di questi animali. In quelle zone, negli ultimi anni, ci sono state continue aggressioni all'uomo da parte dei coccodrilli. La signora Kumarasena è stata una di quelle ad avere fortuna. Dopo un ricovero in ospedale di 6 mesi e dopo diversi trapianti cutanei, è riuscita a salvare la gamba. Ma la donna indubbiamente deve la sua vita al coraggio della figlia, che durante l'azione di salvataggio è stata a sua volta gravemente ferita. Ogni volta che i coccodrilli attaccano l'uomo, i cacciatori si mettono sulle loro tracce. Vengono gettati in acqua dei ganci pesanti con esche sanguinolente, attaccate a delle robuste funi. Non è tanto semplice, però, riuscire ad avere l'autorizzazione a cacciare questi coccodrilli. In alcuni distretti, addirittura almeno 3 uomini devono aver perso la vita prima che possa essere concessa una tale autorizzazione. La gente direttamente interessata, però, osserva raramente queste norme e agisce di propria iniziativa. Così, da laghetti, stagni, fiumi e lagune, vengono presi i coccodrilli che sono diventati un rischio mortale per gli abitanti della zona. Le autorità esitano a concedere queste autorizzazioni perché ritengono sia impossibile uccidere con sicurezza soltanto quei coccodrilli che sono responsabili della morte o del ferimento di persone. Le autorità, infatti, sono del parere che esistono anche coccodrilli assolutamente innocui, ipotesi che, ovviamente, non viene condivisa dalla popolazione interessata. Nello Sri Lanka ci sono però anche territori disabitati in cui vivono i coccodrilli. Sono le grandi aree protette dell'isola. La concentrazione più impressionante di coccodrilli si trova a sud del paese, in un lago che ogni anno nei mesi secchi raggiunge dimensioni molto più piccole di quelle originarie. In questi momenti si può assistere a uno spettacolo particolare. Coccodrilli e uccelli acquatici cacciano insieme i pesci, il cui numero diminuisce sempre di più. A una prima osservazione si può pensare che uccelli e coccodrilli convivano pacificamente, però l'apparenza inganna. Infatti, non appena uno degli uccelli non osserva la distanza di sicurezza, cade vittima del coccodrillo. Questa volta si è trattato di un cormorano. Questi territori incontaminati e protetti sono rimasti ancora oggi dei paradisi per i coccodrilli e per gli uccelli.
Recenti studi dimostrano che sull'isola relativamente piccola di Sri Lanka oggi vivono ancora più coccodrilli di quanti non ne vivano nell'intero subcontinente indiano. Ciò è dovuto probabilmente al principio della religione buddista, secondo il quale qualsiasi specie di animale deve essere protetta. Anche il mondo degli uccelli sta beneficiando di questa protezione. È un mondo molto ricco e non corre alcun serio pericolo. Al contrario, questi fenicotteri, che fino a pochi anni fa sostavano sull'isola soltanto come uccelli migratori, da qualche tempo sono diventati uccelli stanziali. Si ipotizza che questi animali abbiano trovato favorevoli condizioni per nidificare nei territori più sperduti dell'isola. Anche i pellicani grigi dello Sri Lanka, che pesano fino a 14 kg, abitano le stesse zone dei coccodrilli marini e dei coccodrilli di palude, come anche queste ibisse a testa nera e come altri uccelli acquatici. All'interno delle foreste di mangrovia vive il biancone, il rapace più comune dello Sri Lanka. Il biancone dà prevalentemente la caccia ai serpenti e tra questi anche il temutissimo cobra. Il cobra non rappresenta certamente una preda facile. L'uccello sembra sapere istintivamente dei rischi che corre con questo rettile. Sa che può colpire soltanto in un momento favorevole per sfuggire al veleno mortale di questo serpente con gli occhiali. È affascinante osservare con quanta precisione questo rapace tolga i denti velenosi del cobra prima di cominciare il suo pasto. Dai territori lagunari dello Sri Lanka passiamo all'isola Papua, in Nuova Guinea, situata a 10.000 km più a est. Nell'isola si trova la più grande fattoria di coccodrilli marini. Allevamenti di coccodrilli come questo ce ne sono diversi nella Nuova Guinea, e tutti hanno lo scopo di ottenere pelle di coccodrillo da vendere all'industria del pellame di tutti i paesi del mondo. In questa fattoria vengono intrapresi esperimenti a lungo termine per stabilire che tipo di cibo occorra ai giovani coccodrilli
per raggiungere nel più breve tempo possibile dimensioni economicamente convenienti per il mercato delle pelli. Questo significa che tutti i 15.000 coccodrilli che sono allevati qui vengono misurati e pesati a intervalli regolari di tempo. Si spera che entro i prossimi anni il fabbisogno di pelli possa essere coperto esclusivamente dalle nuove nascite che si verificano in allevamento. In tal modo verrebbero risparmiati i coccodrilli che vivono in libertà. L'isola esporta attualmente circa 40.000 pelli di coccodrillo l'anno. La conseguenza è che il numero di coccodrilli in alcuni territori di questa grande isola è diminuito in modo preoccupante. Per questo motivo si vuole porre un freno a questo sviluppo negativo dei coccodrilli. La Nuova Guinea, però, malgrado tutto, è ancora oggi il paese che ha il maggior numero di coccodrilli marini e di palude del mondo. Visitando questi allevamenti, si ha l'impressione che le persone si occupino quasi esclusivamente di catturare, misurare, pesare e selezionare i coccodrilli per poi metterli in un recinto adatto. Ai coccodrilli viene somministrato un pasto al giorno. Ogni settimana è previsto un giorno di digiuno. Un coccodrillo in fase di sviluppo ha bisogno di una quantità di cibo sorprendentemente modesta, circa 100 grammi al giorno. Raddoppiando o triplicando la quantità, non si è potuto ottenere una crescita migliore. Anzi, i coccodrilli si muovevano con più difficoltà. I veterinari hanno infine constatato che i coccodrilli supernutriti si ammalavano tutti di gotta. Successivamente, quindi, venivano ridotte le razioni. Gli allevamenti di coccodrilli sono paragonabili ai nostri allevamenti di visone. La differenza è che qui, oltre alle pelli, viene utilizzata anche la carne, che ha sempre fatto parte dell'alimentazione locale. Per questo motivo, il governo cerca di far capire alla popolazione dei villaggi locali che è meglio catturare soltanto animali giovani. Questi possono poi essere allevati per 2 o 3 anni, prima di poterne utilizzare le carni e le pelli. In questo modo è possibile risparmiare le madri. Il coccodrillo che viene prelevato qui ha circa 3 anni e ha raggiunto quelle dimensioni che vengono considerate ideali dagli allevatori. Può succedere che durante le operazioni di cattura si facciano degli errori che possono avere conseguenze molto gravi. Il morso di un coccodrillo di queste dimensioni non è certamente da sottovalutare. Non vogliamo seguire l'animale oltre questo muro per non assistere al processo di macellazione. Anche se in Nuova Guinea la popolazione dei coccodrilli non è molto bassa, nella maggior parte dei paesi dell'Asia sud-orientale è stata portata ai limiti dell'estinzione. La gente del luogo si rifiuta di capire che anche i coccodrilli giocano un ruolo importante nell'equilibrio della natura. Per loro, questi rettili primordiali sono e resteranno dei killer dai 100 pugnali.